Una svolta clamorosa per la vicenda dell'ospedale Tatarella di Cerignola. Nella serata di domenica il presidente regionale Emiliano è intervenuto con una nota sul suo profilo Facebook dicendo: vorrei sapere chi sono quelle persone che agitano il mondo dicendo che l'ospedale di Cerignola chiuderà. La struttura rimarrà aperta con tutti i reparti ed i medici presenti. Lo stesso avverrà per San Severo. Quanto a Lucera, attueremo delle deroghe per le zone disagiate. Il sindaco Metta ha detto di potersi fidare delle parole del governatore pugliese dopo che nell'incontro di sabato scorso si era andati verso un cauto ottimismo. Per il pomeriggio il primo cittadino incontrerà il comitato spontaneo Mo Abasta per aggiornarli sulla vicenda. Antonietta Scardinio, una delle esponenti del comitato interpellata dal nostro telegiornale, ha fatto sapere che il movimento attenderà notizie sulla fine della giunta prevista per mezzogiorno e poi attenderà l'incontro con il sindaco per gli aggiornamenti del caso. Il direttore sanitario del Tatarella, D'Alessandro, informato di questo dalla nostra redazione, ha espresso il suo scetticismo, ma anche mettendo in evidenza che se la notizia fosse confermata, la situazione verrebbe vista tutta da un'altra prospettiva. Mimmo Siena, Speciale News.